Ciao amici di Rockwalk, eccoci qua pronti per una nuova ricetta. Oggi andiamo a fare il Negroni, come voleva il Conte Negroni tra il 1919 e il 1920. Sappiamo che ha chiesto di aggiungere il gin al suo americano e lo ha chiesto nel Bar Casoni di Firenze. E andremo a vedere come veniva preparato. Quindi riempiamo il bicchiere con del ghiaccio, lo andiamo velocemente a raffreddare un pochino, anche se non è una preparazione obbligatoria. Scoliamo eventualmente l'acqua in eccesso, aggiungiamo un cubettino di ghiaccio e poi stesse dosi di bitter, gin e vermouth rosso, ovvero un'oncia o 30 ml. Abbiamo messo il nostro bitter, mettiamo il gin che tanto amava il conte Camillo Negroni e poi andiamo a finire con del vermouth rosso di Torino. Una ricetta molto semplice, veloce, velocissima come potete vedere da preparare, potete farla tranquillamente anche a casa. Io aggiungerei un cubettino di ghiaccio, una leggera mescolatina dal basso verso l'alto per far amalgamare bene gli ingredienti, per abbassare leggerissimamente il grado alcolico aggiungendo un filo di diluizione controllata. Dopodiché, se vediamo che ce n'è bisogno, un altro cubetto di ghiaccio e la nostra fettina di arancia come voleva il conte Negroni. E il nostro classico Negroni è pronto. Adesso lo mettiamo qui di fianco. Perché? Perché andremo a preparare il Negroni sbagliato. Abbiamo parlato anche di questo in puntata, ovvero una nuova ricetta inventata al Bar Basso di Milano da Mirko Stocchetto, grande e storico barman del Bar Basso di Milano, che ha aggiunto erroneamente, per sbaglio, del prosecco ad un Negroni al posto del gin. Quindi riempiamo il nostro bicchiere col ghiaccio. Lo andiamo anche qui velocemente a raffreddare un pochino. Scoliamo l'acqua in eccesso. Nella nostra puntata abbiamo detto che al Bar Basso viene servito in grandi calici di vetro con un blocco unico di ghiaccio o più blocchi grossi di ghiaccio. Noi lo serviamo semplicemente in un bicchiere old fashion o tumbler basso. Stesse dosi di bitter, non mettiamo il gin perché abbiamo detto che questo è il Negroni sbagliato, quindi mettiamo il vermouth rosso, sempre un'oncia o 30 ml, e poi dal nostro frigorifero tiriamo fuori la bottiglia di prosecco. Eccoci qua col nostro prosecco, lo stappiamo e andiamo a versare la nostra oncia di prosecco. Possiamo misurarlo, ma io direi che possiamo tranquillamente andare ad occhio. Ecco qua, anche qui diamo la nostra mescolatina dall'alto al basso per mescolare bene tutti gli ingredienti. Se vediamo che siamo un po' corti col prosecco, perché chiaramente schiuma, ne aggiungiamo un pochino. Come al solito aggiungiamo un cubetto di ghiaccio se ne abbiamo bisogno, se c'è dello spazio, la nostra fetta d'arancia ed ecco qua, Negroni e Negroni sbagliato. E adesso, per celebrare il conte Negroni, andiamo a preparare un Negroni come lo preparava lui. Prendiamo la coppettina da cordiale direttamente dal freezer, perché il conte lo beveva freddo, si dice, e senza ghiaccio. Quindi andiamo chiaramente a diminuire le dosi, perché diventerà poco più di mezza oncia.
mettiamo il vermouth. E poi il gin. Non andiamo a mettere in questo caso la fetta d'arancia perché le fette che ho preparato erano un po' più grandi, ma questo è il Negroni del nostro Conte. Gli diamo una leggerissima mescolatina, tanto è già freddo. Ed abbiamo qui, abbiamo detto Negroni, Negroni sbagliato e il Negroni del Conte. E come si dice sempre, stay rock, stay wok. Ah, e se siete in vacanza, come ve lo fate il Negroni? Aspettate, c'è un altro video. Salute! Ciao amici di Rocco, anche dalla vacanza ho deciso di mandarvi un video per poter fare un aperitivo tutti quanti insieme. Siete all'estero, siete in giro, non sapete come fare, vi prendete delle mignon in aeroporto e fate il drink più semplice che potete fare, il Negroni. Due bicchieri con un po' di ghiaccio, scoliamo via l'acqua, tanto siamo al mare o in piscina e non è nessun problema. Controllate solo che la quantità all'interno delle bottiglie sia la stessa, in modo da crearlo bilanciato come abbiamo sempre insegnato e come piace farlo a noi. Partiamo subito con il gin e poi a seguire chiaramente il bitter, li andiamo a versare insieme e voilà. E poi il nostro vermouth rosso. Fettina d'arancia. Una veloce mescolatina. E siamo pronti con il nostro aperitivo. Stay rock, stay woke.